Continuiamo a parlare della crisi economica creata dalla pandemia. Allecco ha istituito un fondo per aiutare le persone più in difficoltà a fare la spesa e a pagare l'affitto. Maria Chiara Grandis. Le cose vanno discretamente bene, ma non c'è ancora il turista. Cioè, ci sono i turisti italiani, ma non ci sono ancora gli stranieri. Rispetto agli altri anni c'è molta meno gente perché ad esempio la fila arrivava fin fuori al locale, la fila per fare i biglietti per il battello. Turismo e commercio fra i settori considerati più a rischio. Con la fine del blocco dei licenziamenti, i sindacati temono 120.000 posti di lavoro in meno in Lombardia. Nelle Lecchese già 1.000 quelli persi in un anno di lockdown. Proprio qui nasce il fondo Aiutiamoci nel lavoro per erogare contributi a chi ha perso l'impiego, a chi ha chiuso l'impresa o la partita IVA, oppure ha subito una pesante riduzione del reddito. Un patto sottoscritto alla Camera di Commercio da istituzioni e associazioni del territorio, promosso dalla Prefettura. Gli ultimi dati dell'Osservatorio provinciale sul lavoro ci confermano che il tessuto produttivo lecchese tiene. Ci sono difficoltà, ma il sistema tiene. Noi vogliamo far sì che tenga ancora e che cresca nuovamente. Si parte con 1 milione di euro, donazioni che arrivano da fondazioni e 84 comuni della provincia che versano l'equivalente di 1 euro per abitante. Coinvolti anche i sindacati, gli imprenditori, la grande distribuzione. Lavoro di tessitura, mi piace chiamarlo. Molto preciso, che senz'altro oggi ha un punto di arrivo ma anche un punto di partenza. Buoni spesa, rimborso per servizi come gli asili nido, contributi per l'affitto. Le domande verranno raccolte dal 1° settembre anche online.